Nella collezione di gioielli I Love Abruzzo arriva la ferratella. È stato presentato a San Benedetto dei Marsi, dove è nata una delle aziende che la esporta in tutto il mondo, il nuovo ciondolo che racconta le cucine delle nonne. Nella regione Abruzzo abbiamo tanti simboli che con le loro caratteristiche inquadrano un po' la tipologia di noi abruzzesi, e simboli che inneggiano al coraggio, che inneggiano alla natura, che inneggiano al valore, che inneggiano alla storia, all'archeologia, e non per ultimo insomma doveva essere messo in secondo piano anche l'aspetto magari alimentare. E abbiamo colto molto volentieri l'occasione che ci ha proposto il gioielliere Montaldi, che ha voluto ideare un simbolo tipico del nostro Abruzzo, che è appunto quello della ferratella, e che abbiamo voluto proporre qui nel comune di San Benedetto dei Marsi. Anche la ferratella, che è un dolce tipico abruzzese che tutti conoscono perché non se ne può fare a meno sulla tavola imbandita, è un dolce squisito che piace anche molto fuori Abruzzo e che adesso diventa un gioiello, un altro piccolo monile da rappresentare e che rappresenta l'Abruzzo. Giuliano Montaldi è davvero un artista e nei suoi oggetti meravigliosi che riesce a realizzare ha creato questo logo e questo messaggio, quello di I Love Abruzzo, e ogni po' crea un nuovo gioiello, e questi piccoli gioielli sono rappresentativi delle cose belle che abbiamo in Abruzzo. E dalla semplicità delle cucine abruzzesi di una volta che nasce il nuovo ciondolo, si chiama la ferratella. Un'idea per un originale regalo per il Natale. All'evento ha partecipato la casa dolciaria Cerasani. Un onore veramente grande, perché la ferratella ormai è simbolo dell'Abruzzo, quindi con il ciondolo ha arricchito ancora di più questo prodotto. Come ha avuto quest'idea? Sulla scia della gastronomia che si lega allo zafferano, alla genziana, all'arrosticino, mi piaceva di inserire qualcosa che evoca anche l'aspetto del dolce, del ricordo, perché poi la ferratella è legato anche nel tempo a un discorso, si aspettava il Natale come dolce tipico nelle feste, diciamo, più rappresentative, il Natale, la Pasqua, e mi piaceva di inserire il dolce che è tipico proprio dell'Abruzzo nella forma della ferratella.